Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Inter, Juventus, Napoli, Roma, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer 04. Queste sono le squadre che mi hanno offerto una nuova panchina per la prossima stagione. Mancano comunque solamente 2 episodi della carriera e dobbiamo capire che cosa fare ancora fino all'uscita di FIFA 18. A me va benissimo iniziare anche una nuova carriera, come vi ho già detto nell'altro video, ma dobbiamo capire se rimanere a Sassuolo o andare via. Ed è per questo che qui sotto nei commenti troverete 7 volte un mio commento con scritte queste 7 destinazioni. Mettete dei mi piace per farmi capire dove andare il prossimo anno a giocare. Ve lo dico sinceramente, le mie preferite sarebbero la Juve, perché ho in mente un progetto, dato che la Juve non vince mai la Champions League, e riuscire a vincere io la Champions in una singola stagione. La Roma, perché ho comprato apposta la maglia di Totti in previsione di un'eventuale carriera con la Roma, quindi avrei anche già la maglia, come per la Juve. E una tra Bayern e Borussia Dortmund, perché sono comunque 2 top club, ovviamente il Bayern di più, e mi piacerebbe anche avere una maglia di queste 2, quindi magari se ne avete anche una e volete prestarmela, nessun problema, potete mandarmela. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E mentre ci siete, passate in descrizione tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali dei Brilles, iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like su Instagram è di Andrea Bernardi 7. Ciao Andrea, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Però adesso ragazzi ci giochiamo l'accesso alla finale di Champions League e non sarà sicuramente una passeggiata contro l'Inter a San Siro, a Scala del Calcio di Milano. Sarà una partita importantissima e difficilissima nonostante l'1-0 del Papo l'andata. Anche perché comunque ci mancano 2 giocatori in assoluto, un titolare Rashford che era diventato importantissimo per noi e anche Bernardeschi che sono rotti entrambi. Siamo sempre più stanchi, sempre meno giocatori, ma non possiamo mollare adesso a 2 partite da fine più un'eventuale terza importantissima. Ragazzi, con calma, ci arriviamo. Mamma mia, guardate San Siro. Guardate San Siro, è pieno da far paura, da far venire i brividi. Non so neanche chi potremmo incontrare eventualmente in finale, ma sono comunque 2 grandi squadre, ma in finale di Champions cosa puoi pretendere? Sturaro, ancora lui, trova libero Baselli, attenzione perché si può aprire completamente Zappacosta, è partito Piazza, lo osserviamo e sappiamo che Piazza quando parte fa male perché è un cavallo da corsa, il tiro di Baselli, la parata di Handanovic. È partito Rugani e vuole creare superiorità numerica per poi servire Piazza che la può mettere giù, se la porta avanti da fenomeno e poi il taglio dentro per Berardi, ancora Piazza, mamma mia cosa ci siamo mangiati. Per voi sarà una cavolata, ma a me sta tremando veramente la mano a giocare questa partita, perché è una cosa che va avanti da un anno con il solo intento di vincere la Champions League, va bene, oltre che il campionato che è importantissimo, ma la Champions è la Champions e sto facendo fatica. Palla messa dentro, così, Murillo ci salva Donnarumma. Perisic, ancora Perisic, che la mette dentro, in ripartenza di Banega, che la stoppa, può fare quello che vuole, Banega come l'ha tenuta, con un numero incredibile, Banega, l'abbiamo salvata sulla riga, Donnarumma non è entrata, mamma mia, con calma. Ivan Perisic, sull'esterno, la mette per João Mario, che la stoppa. È tutto da rifare. 1-1 praticamente, João Mario la mette, ma per noi è un vantaggio perché giochiamo a San Siro, un altro eventuale gol sarebbe pesantissimo per l'Inter. E quindi ragazzi dobbiamo giocare l'attacco, abbiamo già concesso fin troppe occasioni ai nerazzurri, abbiamo praticamente giocato con il freno a mano tirato perché ve l'ho detto, sono un po' teso, ma basta, adesso mi sono sbloccato, dentro così per Piazza, ancora Felipe Melo. Berardi, va da Piazza, ancora Marco, dentro per Berardi, attenzione perché taglia Belotti, la palla è ancora nostra e possiamo allargarla tutta, Sturaro di prima, da Belotti e poi ci appoggiamo benissimo così, Berardi che si appoggia a Baselli, attenzione, la palla che vuole tornare da Mimmo, dentro così per Piazza, la stoppa e la mette per il Gallo che può saltare. João Mario che ci sta veramente facendo penare, oltre al gol è un giocatore sempre presente, ma gliela portiamo via e poi Piazza si appoggia a Berardi e poi va di prima da Belotti, ma Jesus. Belotti, dentro così, non so neanche più chi è, non ci sto capendo più niente, Piazza da un bellissimo pallone a Pellegrini che può spingersi e tenerla, ancora Pellegrini, la vuole mettere Pellegrini, fuori. Sto sudando terribilmente nonostante il condizionatore acceso ragazzi, sto malissimo.
Berardi, ancora Berardi, porta la palla, si appoggia a Baselli, che vada Berardi, che da fuori, può liberare il tiro, giro, oddio, di niente fuori. Belotti va a lottare, fa ripartire Spinazzola, che in questo momento è l'uomo più avanzato, è l'uomo più alto di tutti, e Spinazzola va sulla fascia, li salta tutti, ancora Spinazzola, non demorde, non desiste, Spinazzola che sterza, la dà al Gallo, lo stop il tiro del Gallo, la palla è lì, piazza il tiro, Handanovic in calcio d'angolo, ma che cosa ha fatto Spinazzola? Pellegrini, adesso la partita sta diventando bellissima. Baselli, dentro per Belotti, che può appoggiarci perché è da solo. Piazza, può andare lui, ancora Marco, vuole andare dentro a Spinazzola. Che gran palla, Spinazzola, la crossa per il Gallo Belotti. Ci appoggiamo così, Berardi, ancora Berardi, attenzione, perché parte così Sturaro, gli porta via l'uomo Belotti, ancora Stefano, che la mette per il Gallo, Belotti, oddio, da dove è uscita? Da dove è uscita questa palla? Ma ha toccato il palo e la traversa! Ancora Berardi, dentro così per Piazza, che probabilmente è buono, sul filo di fuorigioco! Piazza! 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 Il gol dell'1-1! Che vuol dire? Finale di Champions League! Berardi gliela dà! Proprio Berardi, l'interista dalla nascita! E Marco Piazza sotto porta! La butta dentro! Per il gol che in questo momento è il più importante di tutta la carriera allenatore col Sassuolo e con la Sampdoria che abbia mai segnato. Sto per piangere. Sto per piangere perché al 90esimo, dopo l'errore di Belotti, il primo gol di Piazza in Champions può voler dire qualsiasi cosa, può voler dire tutto. Mamma mia, che botta di adrenalina incredibile, che emozione allucinante. Devo riprendermi prima che sia troppo tardi. Attenzione, ancora l'Inter. Sempre l'Inter, il tiro fuori, 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 fuori. Pressiamoli, non facciamoli uscire da qua, non facciamoli uscire da qua, perché tanto ci guadagniamo solo noi da questa cosa. Baselli va a saltare, la palla arriva a João Mario, ma non c'è più tempo, il Sassuolo è in finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Mister, ma... Mister, ma cosa fai? Ma devi aiutare, siamo in finale di Champions e speriamo di non fare come la mia Juventus. Ragazzi, che emozione incredibile, sarà Bayern Monaco Manchester City. Mamma mia il gol di Piazza, mamma mia il gol di Piazza è stato veramente qualcosa di potentissimo, di immenso. Guardate che abbiamo rischiato tantissimo in questa partita, ma non mi interessa. E quindi c'è l'ultima partita di campionato, incredibilmente cosa vuole il destino. L'ultima partita di campionato per festeggiare lo scudetto è contro la mia ex Sampdoria, allucinante. Berardi, che cosa fai? Che cosa fai? Cioè, sei il capitano, sei in finale di Champions League, c'hai lo scudetto da andare a tirare su e tu mi fai questa cosa? Tu mi fai questa infamata terribile? E sarà Sassuolo-Bayern Monaco la finale di Champions League, ragazzi. Sassuolo-Bayern Monaco. E ancora una volta torniamo al discorso del fatto, no? Perché concludiamo il campionato con la Sampdoria, che è stata la mia prima squadra in carriera, e la finale di Champions contro il Bayern, una squadra che mi ha offerto la panchina nella prossima stagione e che voi potete decidere di farmi allenare nella prossima carriera. Tra l'altro possiamo far giocare titolari perché il Bayern è tipo fra un anno, l'importante è che nessuno si faccia male. E adesso che l'ho detto, faccio gli scongiuri. Pronti ragazzi? Ci siamo? Partiamo? E vamos! La sto vedendo un po' come un'amichevole, una partita per avere l'occasione di girare il pallone, far segnare Belotti. Attenzione, Patrick Schick la mette dentro! Oddio, ormai va in vantaggio subito la Samp. Marco Piazza, ancora Piazza, vuole andare, vuole sfondare Piazza. Piazza, 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 che ci ha regalato la finale di Champions. Piazza, 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 Belotti tira una cannonata! Lo stop di Sturaro e la vuole mettere così per Piazza sul secondo palo. Non stavo neanche parlando perché non pensavo fosse possibile che l'Inetti facesse un gol del genere. E invece 1-0 Samp. Che cosa ha fatto? Cioè, riguardiamolo, perché ha veramente fatto un gol da... Non lo commento neanche, 1-0 Samp. Cioè, incredibile, perché per come sono fatto io il fattore psicologico vale tantissimo anche quando gioco, perché in semifinale di Champions al ritorno che ero teso il primo tempo l'abbiamo fatto da merda. Adesso che non me ne frega niente di questa partita la sto perdendo. Ok, sono fatto così. Dentro così, attenzione, Mimmo che vuole andare, Mimmo che è in area, Mimmo che tira, ma che palla gli hanno intercettato. Berardi, Zappacosta, la può mettere Zappacosta dentro, così Romagnoli al volo di sinistro. La palla messa fuori, il tiro e c'è il 2-0 della Samp. Il 2-0 della Samp, Patrick Schick mette il suo nome sul tabellino marcatori, cioè siamo morti in questa partita. Ok, allora adesso devo fare una cosa, perché l'avevo promesso, è successo.
E non mi sembra neanche giustissimo farla alzare a Berardi quando vuole andarsene via. Quindi entra Capitan Magnanelli. Questo è quello che succede quando vuoi fare il furbo con me. Quando vuoi fare il furbo con me, Mimmo, io te l'avrei anche fatta alzare, anche se l'avevo promesso a Capitan Magnanelli, però tu hai voluto fare il fenomeno attaccato anche ai soldi e io non ti do questa soddisfazione, anche se lo scudetto l'abbiamo vinto anche ed esclusivamente per colpa tua, non te la do. Piazza, prova ad allargare su Zappacosta, adesso proviamo a spingere sugli esterni, ancora Zappacosta che con il rimpallo la tiene, Belotti con il tacco, dentro per Sturaro, il tiro... Cos'era quella cosa, Stefano? E finisce qua, e finisce qua. Ma i tifosi del Sassuolo, nonostante la sconfitta, sono in festa. Eccolo Magnanelli che festeggia. Il Sassuolo è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Con calma, respiriamo, godiamoci questi momenti di festa. È il mio primo scudetto in assoluto. È bellissimo, tutto ciò è bellissimo. Questo episodio è stato bellissimo. Prima la finale di Champions conquistata, poi l'esultanza per lo scudetto. E adesso c'è da andare a giocare contro il Bayern Monaco. Ma i ragazzi si meritano di festeggiare. Il capitano si merita di alzarla. Ed ecco qui la premiazione. Sono quasi tutti pronti. L'ultimo è proprio Magnanelli insieme a Belotti. Berardi sta festeggiando anche lui, anche se potrebbe essere l'ultimo anno che gioca con la maglia del Sassuolo. La coppa è lì. Baselli la guarda, l'ha conquistata anche lui. Belotti, il capocannoniere della squadra. E adesso arriva lui, il numero 4. L'uomo più importante di tutti. L'uomo che ha Sassuolo la C2. La solleva all'aria del cielo del Mapestetto di Reggio Emilia. Il Sassuolo è campione d'Italia. Il Sassuolo è campione d'Italia. Il cielo è nero-verde sopra Reggio. È nero-verde sopra tutta l'Emilia Romagna. È nero-verde in tutta Italia. E festeggiano tutti. Tutti, anche se lì mi sembrano veramente, veramente pochi. Ce ne ho ancora di giocatori, vero? Non sono solo questi. Bellissime emozioni, bellissime cose che sto vedendo. Che fantastica emozione aver vinto lo scudetto con il Sassuolo. Alla seconda stagione ce l'ho fatta, alla quarta stagione complessiva della carriera. Tra l'altro la prima modalità leggenda, quindi mi sento ancora più realizzato, dato che quando giocavo a campione non ho vinto e quando giocavo a leggenda sì. E sono anche in finale di Champions. E adesso non mi basta vedere solo questo. Io voglio vedere anche che sollevano la coppa delle grandi orecchie, perché sapete che ce l'ho qua, è indigesta per me. Me li godo ancora per un secondo, per qualche attimo ancora, perché questo gruppo è fantastico. Campione d'Italia, campione di calcio A, va bene, diciamola così, ma il Sassuolo è lì, abbiamo vinto noi. Voglio arrivare al giorno in cui giocheremo quella dannata partita importantissima. Giocatore ristabilito, Rashford sta bene ed è pronto per giocare solamente l'ultima partita. E Berardi ha appena deciso che non giocherà più con noi. Ha deciso che non rinnoverà. Io quasi ti tengo fuori dai titolari adesso. E ci siamo! Ci siamo! È arrivato il giorno della finale di Champions contro il Bayern Monaco. Il prossimo episodio sarà interamente dedicato a questo.